Ben ritrovati amici di Android.net, siamo sempre qui dall'IFA di Berlino e finalmente abbiamo potuto mettere le mani sul ROG Phone di Asus, uno smartphone molto particolare, volevamo veramente vederlo a fondo, molto particolare perché è uno smartphone da gaming, ma come ci ha detto l'azienda stessa non è il classico smartphone da gaming, questo è pensato a tutto tondo per i giocatori. E infatti vedete che qui ha il logo della Republic of Gamers, il marchio di punta di Asus per questo tipo di prodotti, il che vuol dire che ci crede veramente fino in fondo a questo smartphone pensato per il gaming. E vedete che qui abbiamo un LED RGB che illumina questo logo, che è compatibile con la tecnologia Aura e quindi potete sincronizzarlo con i LED multicolori, con la vostra tastiera, il vostro mouse, insomma tutti i vostri prodotti Republic of Gamers. Il design è sicuramente molto interessante, qui abbiamo vetro, abbiamo metallo, è sicuramente un design futuristico che punta all'utenza che vuole un prodotto da gaming e vuole mostrare che ha un prodotto che non ha nulla a che vedere con i classici smartphone top di gamma. Infatti vedete, le linee sono estremamente futuristiche e accattivanti. Qui davanti abbiamo un doppio speaker frontale per fornirvi un'esperienza immersiva anche l'auto audio. Il display è un 6 pollici, è un AMOLED, ma è il primo AMOLED montato su smartphone con un refresh rate superiore ai 60 Hz, e infatti è di 90 Hz e dunque abbiamo delle animazioni un po' più fluide, meno del Razer Phone che aveva un display da 120 Hz, ma comunque riesce veramente a mostrare dal vivo la differenza, ovviamente in camera non si può notare poi così tanto. Andiamo avanti a parlare dello smartphone. Sotto la scocca troviamo uno Snapdragon 845, ma non è il classico 845 e infatti è overclockato fino a 2,96 GHz per fornire delle performance superiori a quelle a cui siamo abituati nella norma, e accoppiato a questo ci sono ben 8 GB di RAM LPDDR4. La memoria è da 128, oppure se volete spingervi veramente oltre arriva fino a 512 GB UFS 2.1, ovviamente per non farvi mancare niente, mentre la batteria, dato che si tratta di un telefono pensato per chi vuole giocare, è da ben 4000 mAh e dunque non vi dovrebbe lasciare a secco in nessuna occasione, a meno che non vi mettete veramente a giocare intensamente. Vi sto mostrando qui, c'è una porta USB qui, ma c'è una porta USB anche qui, e questo perché tramite questa porta innanzitutto potete, se state giocando in orizzontale, andare ad avere il caricatore senza che vi intrighi da questa parte dello smartphone, e soprattutto abbiamo una serie di accessori a cui arriveremo tra un attimo. Prima di passare agli accessori parliamo un attimo solo del peso, che è di ben 200 grammi, dunque si sente in mano che è pesante, ma sicuramente per i giocatori accaniti, con tutte le funzionalità che ha al suo interno, questa è una cosa di cui gli si può perdonare. Partiamo con gli accessori. Il primo di cui voglio parlarvi è questo, è l'Active Cooler, è essenzialmente una ventolina che voi posizionate da qui, la mettete in questo modo e poi la chiudete sulla porta USB. E questa ventolina, che è dotata anch'essa di LED RGB comandato tramite il software Aura, vi permette di raffreddare ancora meglio lo smartphone, prende l'aria da qui e la rilascia da questa parte, dalle due parti laterali, per fornire anche a voi sulle dita, avete un po' di venticello mentre giocate, è una cosa abbastanza interessante. E interessante è anche il fatto che tramite questa ventolina in basso viene data un'altra porta USB e anche il jack per le cuffiette, dunque potete attaccarla quando state giocando per raffreddare, ma anche per comodità in generale. Togliamo un attimo questo accessorio, parliamo adesso di software prima di spostarci ai prossimi. Software che vede innanzitutto il centro di controllo, che è ripreso da quello ROG che troviamo sui notebook e sui prodotti di punta di Asus, e vi fornisce un quadro generale di tutte le specifiche dello smartphone, di tutto l'uso delle caratteristiche, delle performance dello smartphone, da cui potete ovviamente monitorare il tutto. Abbiamo il controllo per la luce Aura che è dietro con il LED, e abbiamo il controllo delle ventole una volta che lo attacchiamo, e addirittura adesso se lo attacchiamo un attimino vedete possiamo controllare automaticamente, oppure possiamo impostarla su high, e addirittura se si sente su high si sente proprio un bel venticello che esce dalla ventola. Togliamola nuovamente, torniamo alla home, e un'altra funzione interessante è data da una funzione hardware, e cioè ci sono questi due inserti che sono i tasti AirPlay. Cosa vuol dire? Sono dei tasti ultrasonici che se vi avvicinate
con le dita essenzialmente vanno a simulare la pressione di un tasto. Adesso ve lo mostro su un gioco, vedete sullo schermo che se vado a toccare i tasti, nelle parti qui dello schermo viene simulata la pressione, e questo è rimappabile per i vari giochi come volete. E oltre a questo, dato che c'è questo sensore ultrasonico, a parte che nei giochi viene utilizzato per fornirvi una funzione squeeze simile a quella degli HTC o dei Pixel, e c'è sia la pressione breve che potete mappare con quello che volete voi, ad esempio Google Assistant, sia la pressione lunga, per cui dovete premerlo veramente forte. Ecco fatto, rifacciamo, esatto. Con una pressione lunga potete entrare di default, ma potete rimappare anche questo, nella modalità hardcore. Questa modalità è denotata dallo sfondo che diventa più rosso, e quindi graficamente vedete quando siete in questa modalità, e in questa modalità andate a mettere le performance al massimo, e ovviamente la batteria durerà molto meno. Però se volete fare un'intensa sessione di gioco in cui non avere mai cali di performance e in cui le notifiche vengono minimizzate, la priorità delle risorse viene allocata per i giochi sia di rete che di potenza computazionale, beh, entrate in questa modalità e state tranquilli, potete giocare tranquillamente per quanto tempo volete, o almeno finché non si scarica la batteria o attaccandovi alla corrente. Torniamo alla modalità normale, mettiamo un attimo da parte questo che è il ROG Phone in generale, e parliamo di accessori. Partiamo da questo, è sono dei controller che si possono attaccare al ROG Phone, sono sviluppati da GameVice appositamente per questo smartphone, si attaccano elettricamente tramite la presa alla porta USB USB Type-C che c'è qui sulla destra, e poi tramite questo strap si possono tirare e attaccare anche dall'altro lato. Bene, molto semplicemente vi forniscono tutta la croce direzionale, i vari quattro tasti di pad, i trigger LR, e dunque con questi potete attaccarli quando avete voglia di giocare e avere un'esperienza di gioco ovviamente di maggiore livello. Abbiamo poi quest'altro accessorio per chi vuole giocare da smartphone ma sulla TV, è semplicemente una dock da attaccare alla vostra TV, funziona tramite Wi-Fi 802.11ac e vi permette di avere una latenza di meno di 20 millisecondi per trasferire ciò che vedete sullo schermo dello smartphone alla TV, e dunque è una latenza molto molto bassa rispetto ai classici sistemi di mirror dello schermo. L'ultimo accessorio di cui voglio parlarvi è questo, ed è essenzialmente un mega controller da attaccare allo smartphone, ha una funzione di rumble integrata qua sotto, e quello che vedete qui sotto è semplicemente uno schermo identico a quello che c'è sul ROG Phone, ma non è un secondo telefono. Quindi c'è uno schermo integrato, ci attaccate il ROG Phone sulla parte in alto, e qui dentro abbiamo sempre un sistema di active cooling con LED RGB, abbiamo i trigger laterali, e integrato in questo controller abbiamo una batteria da 6000 mAh, e dunque in accoppiata con quella del telefono arriviamo a ben 10000 mAh per sessioni di gioco molto prolungate. E come vedete qui, avendo due schermi, possiamo mettere sulla parte bassa il gioco a cui stiamo giocando e sulla parte alta invece si può vedere il centro di controllo, si può mettere un sistema di streaming del gioco che stiamo avendo, mettere dei video, tutorial per il gioco che state giocando, insomma potete mettere un po' quello che volete voi. Per il momento non abbiamo ancora informazioni ufficiali su prezzi o altro per l'Italia. Parlando un po', cercando di scucire qualche informazione, l'ha detto qui per la Germania, ci ha detto che probabilmente il ROG Phone insieme in accoppiata con l'Active Cooler che vi ho mostrato dovrebbe arrivare a un prezzo inferiore ai 1000 euro verso la fine dell'anno, prima di Natale. Però ovviamente vi terremo informati, continuate a seguirci sul nostro sito tuttoandroid.net dove vi diamo sempre tutte le informazioni in tempo reale, e continuate a seguirci qui all'IFA di Berlino 2018. Un saluto da Alberto, ci vediamo al prossimo video per tuttoandroid.net.